scusino. Potrei sapere perché mi arrestate? Lo saprà dal giudice istruttore quando sarà interrogato. Che cosa? Ma io non ho fatto niente, ci deve essere un errore. Perché mi deve interrogare il giudice? Questo noi non lo sappiamo. Voi non lo sapete? E non c'è qualcuno che lo sa? Ma dico io, ho il diritto di sapere perché mi avete portato qui. Con le manette, in prigione. Io stavo scartando una caramella a mio figlio. Faccia un fonogramma alla procura e veda di avere il titolo del reato. Signor Di Noi, senta. Sì. La procura ci ha risposto perché è stato spiccato mandato di cattura nei suoi confronti. Ah, meno male. Adesso sarà contento. La ringrazio infinitamente. Lei è accusato di omicidio colposo, pretere intenzionale ai danni di un certo signor Franz Kaltenbrunner. Ecco. E chi è? Chi è? Non lo conosco. Permesso? Buongiorno, signor giudice. Buongiorno. Eccomi qua, finalmente. Lei sarebbe? Io purtroppo sarei quello che dalla Svezia è venuto in Italia con la sua famigliola per passare una lieta e felice vacanza. Proprio una bella vacanza. La mia famiglia non so dove sia finita. E io trascinato in catene coi ladri assassini senza sapere il perché, senza capire... Senta, non faccio tanti gesti, per favore. Non sono io che gestisco. Signor giudice, mi prende come un moto nervoso. Che non posso frenare. Non mi era mai accaduto nella mia vita. Ma qui mi trattano come un criminale. Deciderò io se lei è un criminale. Come vuole, signor giudice. S'accomodi. Grazie. Sentimi bene, Di Noi. Appena arrivato alla frontiera ti hanno arrestato. Ma cosa ti hanno detto quando ti hanno arrestato? Niente. Però sarebbe stato suo diritto e suo dovere chiedere copia del mandato di cattura. Io l'ho chiesto. E che cosa le hanno comunicato? Che avevo ammazzato un tedesco. Bravo. Franz Kaltenbrunner. Bravissimo. Vede come ricorda? Ma io non l'ho ammazzato. Lasci stare. Lei non ha ammazzato il tedesco. E chi l'ha ammazzato? Nessuno. È morto da solo. Si trovava a passare con la sua Volkswagen sul viadotto al momento dello smottamento. Ma allora scusate, se non ha fatto niente, se non ha alcuna responsabilità, se non ha ammazzato nessuno, mi sapete dire perché l'hanno arrestato? Perché m'hanno arrestato? Perché?